Amici di PMG Sport Futsal, buonasera, ben trovati al grande spettacolo del futsal italiano. La Serie A nel suo ultimo capitolo, la 22esima giornata. Buonasera dal Pala Catania. Ci sarà tempo e spazio per cominciare questa ultima giornata. Meta Catania, si parte contro l'Inx Latina. Ancora Meta, Hernani, ancora Costantino, va via col numero e poi chiude bene il portiere di Latina. Ancora Latina, la profondità, capisce tutto dal Cin, destro, opposizione, Costantino! La Meta Catania in vantaggio! L'1-0 di Alejandro Costantino, era ispiratissimo! Lo spagnolo con Hernani, spampinato, Hernani a spazio, centrale, se ne va, corridoio per Costantino! Oh, Leandro Costantino, l'ha messa dentro ancora lui! Il raddoppio della Meta Catania Brico City sulla grande giocata di Alex Costantino. Tra poco solo 3 minuti alla fine, 180 secondi. Adesso attenzione, il gol del Latina che ha trovato lo spazio giusto, e Battistoni che riesce a sfruttare lo spazio perfetto per riaprire i giochi. Meta Catania Brico City 2 Latina 1, il gol di Battistoni. Amoedo, Tres, tutto di prima, spampinato, ancora Tres, la sterzata, la botta, il gol di Tres! Meravigliosamente Tres, ed è il 3-0, perfetto sull'errore da parte del portiere di Latina. 1-2-3, finisce così il primo tempo. Meta Catania Brico City 3 Latina 1, intervallo. Attenzione a Latina che parte ancora in contropiede, però c'è Tres che capisce tutto, il fallo poi subito da Alex Costantino. Squadra in un fazzoletto, guardate, attenzione all'apertura splendida, e poi c'è il tocco col braccio da parte del portiere, fuori aria. Vediamo cosa decide l'arbitro. Mi sembra che cartellino giallo, non è rosso. Tres esce fuori, alla grande, se ne va via, doppio cambio di passo da parte di Tres che poi chiude. Poi Denner, Perez si oppone, Musumeci ancora per Costantino che aveva tirato fuori un tiro al volo splendido, ha trovato le manone di Quincio. E siamo solamente ai titoli di coda, 4 secondi, Dalcin tiene la sfera, la Meta Catania vince ancora e firma il 9° risultato utile consecutivo in casa, la 7ª vittoria casalinga e 2 pareggi nelle ultime 9 giornate, il 39° punto conquistato dalla Meta Catania Brico City e soprattutto la 5ª vittoria consecutiva. Si chiude così un campionato straordinario da parte dei rossoazzurri. Il grande spettacolo del Pala Catania ve l'ha offerto sempre PMG Sport Futsal.